visibile e che veda magari meno, diciamo, è stato detto che ci sono alcuni punti che vanno un attimino sistemati. Allora io presento un emendamento alla mozione, quindi un emendamento ovviamente anche condiviso con il comitato e con i cittadini, quindi anche prima ancora di condividerlo tra chi ha presentato la mozione. Allora io chiedo che, aspettate che sono andato all'ultimo punto dell'ordine del giorno, no, chiedo che si tolgano dove c'è il si chiede verso il terzultimo e il penultimo paragrafo, i due si chiede vengano tolti tutti e due e vengano sostituiti con questo si chiede. Si chiede alla Commissione Territorio di aggiornare la posizione alla luce delle informazioni raccolte dai comitati, in quanto l'area verde degli ex gasometri rappresenta un importante patrimonio arboreo riconosciuto anche dal Corpo Forestale dello Stato. Ecco, questo è l'emendamento in sostituzione di quello che si chiede. Ovviamente i cittadini in comitato hanno accolto e credo che non ci sia nessun motivo di non accoglierlo da parte dei proponenti di questo, di questa mozione. Grazie. Sì, il nostro gruppo Sinistra Ecologia e Libertà ha firmato questa mozione e ci convince, ci ha convinto, oltre a tutto il resto, in particolare un passo della mozione dove si legge: considerato che la politica di governo preannunciata e più volte ribadita in campagna elettorale dal sindaco Giuliano Pisapia si dovrebbe fondare sulla partecipazione e sulla trasparenza per permettere ai cittadini, comitati e consiglieri, sia comunali che di zona, di dare il proprio contributo nella costruzione dell'amministrazione della città, non in modo passivo ma con partecipe delle scelte. Questo secondo me è un passo importante e fondamentale di questa mozione che noi condividiamo, perché noi tra gli altri, insieme agli altri, siamo stati quelli che hanno contribuito con gli altri a far sì che Giuliano Pisapia diventasse sindaco di questa città. Guardate bene, il nostro gruppo, il Consiglio di Zona come il Consiglio Comunale a livello cittadino, è molto attento alle scelte dell'amministrazione, cerca di evitare di andare in contrasto con l'amministrazione stessa. Noi riteniamo che il lavoro svolto dalla Giunta in generale fin qui sia buono, anche se chiaramente migliorabile. Non rileviamo in questa mozione quindi una contrapposizione nei confronti dell'amministrazione comunale, rileviamo invece una preoccupazione da parte dei cittadini che è già stata espressa da altri consiglieri e una voglia di partecipazione che sta alla base del cambiamento del modo di fare politica della nostra città e del cambiamento della nostra città stessa. Questa è un'area molto importante ed è un'area che suscita appetiti, per cui riteniamo che sia fondamentale, al di là delle spiegazioni puntuali che il Presidente della Commissione Territorio ha dato questa sera e che sono in parte condivisibili, che i cittadini, credo che la preoccupazione dei cittadini, che non mi sembrano un gruppo di esercitati che vogliono prendere possesso di un'area così tanto per fare, ma che abbiano progetti precisi, suggerimenti precisi su quell'area, la preoccupazione dei cittadini, che deve essere a parola mia anche di questo consiglio di zona, sia quella che i cittadini che sono stati chiamati alla partecipazione, perché questa giunta è nata con la parola d'ordine della partecipazione dei cittadini, non si vada a perdere. Per cui noi riteniamo che voteremo sicuramente, al di là degli emendamenti, questa mozione, perché la riteniamo valida e perché la riteniamo comunque, così, tra virgolette, se volete, delle linee guida che l'amministrazione si è data quando ha chiesto il voto per poter amministrare la città. Grazie. Consigliere Agnostelli. Grazie.
fa piacere l'ultimo intervento di consigliere Viganò, proprio per, perché mette in evidenza secondo me un passaggio importante che invece è stato sottovalutato soprattutto nell'intervento del presidente Simi, cioè il fatto che nel processo decisionale i cittadini devono essere allo stesso livello degli uffici tecnici, devono avere le stesse informazioni per poter fare proposte, che non deve essere soltanto un informare sporadicamente di dove sta andando l'ufficio tecnico, l'assessorato o comunque le scelte del comune. Devono essere alla stessa stregua, devono avere le stesse informazioni. E per confortare ciò che ho appena detto, io vi leggo quello che c'era scritto nel programma di Pisapia prima delle elezioni. I prossimi 5 anni saranno quelli di democrazia partecipativa, una scommessa positiva sulla volontà e capacità di cambiamento, un atto di fiducia nei confronti dei cittadini. La partecipazione deve essere uno strumento reale per decidere e governare, dal bilancio partecipato alle scelte di insediamento, di infrastrutture, eccetera. Partecipazione attiva di nuovi cittadini, giovani e stranieri, alla vita pubblica, attraverso elezioni di rappresentanti con diritto di parola e funzioni di indirizzo, mozioni e istanze, per organismi deliberativi anche in funzione di un'autentica educazione civica. I cittadini devono poter esercitare il loro diritto alla partecipazione informata sui temi e le scelte fondamentali di governo della città e anche per poter ridiscutere le decisioni e i progetti strategici già approvati e che produrranno effetti a lungo termine. Ci si riferisce in particolare ai progetti Expo, Ecopass, ai piani per la mobilità e ai piani parcheggi e soprattutto al PGT. Quindi questa affermazione che è stata messa nel programma elettorale va proprio incontro a questa necessità e voglia di partecipare della cittadinanza, quindi non più succube e semplice ricettore passivo delle informazioni dalla giunta, ma partecipatore attivo. L'altra osservazione che volevo fare è riguardo alla conferenza dei servizi. Il piano di caratterizzazione è praticamente già definito, io ho fatto un accesso agli atti, sono andato proprio a parlare con il direttore del settore, sia Lagorio che Zinna. Quindi quello che manca da fare è l'analisi di rischio. Per fare l'analisi di rischio c'è la necessità che il settore dell'architetto Zinna cominci già a dare degli indirizzi su che cosa costruire, cioè bisognerà identificare le aree che possono recepire del verde rispetto a delle aree che possono invece recepire delle residenze. Quindi già lì c'è un'idea di che cosa fare, perché è anni che si fanno caratterizzazioni e analisi del suolo, quindi non è che in questi 3-4 mesi che verrà fatto tutta questa raccolta di informazioni, ci sono già molte di queste informazioni. Quindi non veniteci a raccontare che questa cosa qua sarà soltanto una conferenza di servizi per fare un'analisi ancora dei dati. C'è già un indirizzo e noi vogliamo sapere che cosa verrà fatto in questo incontro. Per chiudere, accolgo gli emendamenti proprio per risolvere l'impasse della conferenza dei servizi e per mettere in evidenza il fatto che il Consiglio di Zona in effetti quando ha deliberato 2 anni fa, 1 anno fa, non ricordo, mancavano delle informazioni che adesso invece sappiamo. Ci sono 410.000 metri quadri di verde e devono essere per conta così conservati. Grazie. Mettiamo in votazione la mozione con, da quello che abbiamo inteso, gli emendamenti che sono stati presentati, entrambi gli emendamenti.
Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 9, approvato. Passiamo al punto successivo. Spiegazione dell'associazione di promozione sociale e mente educazione, capo zonale delle associazioni. Passiamo al punto successivo, concessione di partecipazione gratuita al consorzio FAS prossimo per la realizzazione del progetto riguardo a noi. Vicepresidenza, il 20 giugno ha approvato la concessione dello spazio multiuso a titolo gratuito a favore del consorzio FAS prossimo, secondo la disponibilità e modalità concordata con il settore della nota, per la realizzazione nell'ambito del progetto denominato riguardo a noi di laboratori per assistenti familiari e per gli anziani assistiti dagli stessi. Ha speso il valore sociale di rischio di alcol. Andiamo alla votazione. Mettiamo in votazione le immediate semplicità. Siamo in fase di votazione per le immediate semplicità. Chiudiamo la votazione. Presenti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 5, concessione di quadrocinio gratuito all'associazione non profit itinerante per la realizzazione di eventi su aree pubbliche e San Gattato. La parola presenta la commissione 48. Sì, dopo Arletta sono tre grossi eventi proposti dall'associazione itinerante, sono discussi in due commissioni. La proposta iniziale era di 4 iniziative. Comprendiamo a Pedergamo, ma ci sono diverse perplessità. Noi abbiamo estratto altre tre, che sono una piazza di 5 aprile, la piazza dei Marciacchini e la terza l'Affoli con la Sacra dei Formaggi. Insomma, sono tre iniziative proposte dall'Itinera sulle quali la Commissione ha votato. Consigliere Piano. Grazie Presidente. No, è che la commissione non avevo, mi ero sfuggito al fatto che fosse tolto Dergano. Io, noi come gruppo, Dergano comunque andava bene, era una prova, la prima volta che lo fanno, era una prova. Qui propongo l'emendamento in questo termine. Nel deliberato giunge il secondo e il terzo punto, dal 1 al 3 ottobre 2013, presso la fermata ambientale di Dergano, la sagra dei Castagni, serve in servizio. Poi presento altri due emendamenti, perché in commissione avevo capito che c'era la possibilità di scontarvi parte della cosa, poi ho visto che in delibera non c'erano, ne ho fatti due praticamente identici. Il primo chiede di scontarvi l'80% perché era quello che avevo capito in commissione pubblica, si voleva andare, però ovviamente non sapendo se nei due, mentre nella punto 3, siccome non sapevo quanti soldi ancora erano rimasti nella cassa, ho previsto un 50%, se accogliamo l'80% quando saremo dato il terzo poi lo ritiro. E il quarto, nel deliberato aggiunge dopo l'ultimo capoverso di concedere l'utilizzo gratuito della civica stamperia, fasse salvo le disponibilità, al fine di produrre manifesti in formato A3 e volantini in formato A5 per pubblicizzare al meglio l'iniziativa e poi anche pubblicizzare gli eventi sul sito istituzionale del Consiglio della Nota.
emendamenti, ci ricordo il Presidente. Sì, grazie. Ma io anche condivido quanto proposto dal consigliere Albiani, perché non facendo parte della commissione di commercio, non ho seguito l'iter in commissione, però mi sembra che se non ci sono difficoltà oggettive a far sì che tutte e quattro le richieste di iniziative possono essere svolte, non capisco perché quella della zona della metropolitana di Vitello non debba essere, anche quanto perché la scuola di Castagna è una cosa abbastanza interessante per i cittadini. Quindi se ripeto, non ci sono ostacoli eccessivi per far sì che possa essere ripreso anche quel punto lì nella proposte, io sono molto favorevole a inserire anche tutti e quattro punti presentati. Sì, per quanto riguarda quanto è stato detto fino adesso, anch'io, come ha detto Meroni, se non ci sono particolari situazioni ostative, sono favorevole che l'iniziativa su Deodoro venga praticamente ripristinati e rimessi dopo il posto. Grazie. Presidente Manuccio. Sì, sì, accetto gli emendamenti proposti da Piatti e anche in considerazione tra l'altro da Meroni, consigliere Meroni, presidente Meroni e da Pubblica Noi, quindi va benissimo. Va benissimo sia per quanto riguarda la cosa, l'80%, ovviamente dentro la disponibilità che ci avremo a fine settembre, ma dovrebbe essere una disponibilità economica. Sia per quanto riguarda l'inserire Bergamo, poi vediamo. Tenendo conto che questo è un progetto che è stato sperimentato per la prima volta, vedremo un po' come si svilupperà. Quindi accetto gli emendamenti. Questo punto è terzo emendamento, che è quello del 50%, perché se viene accolto dell'80%, una volta quindi ritira il terzo emendamento, dobbiamo mettere in votazione invece gli altri tre. Ce ne sono tre. Allora mettiamo in votazione l'emendamento che chiede di aggiungere tra il secondo e il terzo punto, dall'1 al 3 ottobre 2013, presso la fermata MM di Deodoro, la sala delle castagne. Votazione la copertura dell'80% della cosa. La commissione ambiente, sai che quali sono gli argomenti della commissione ambiente? Gli argomenti della commissione ambiente, sai quali sono? Cani e cabinetti della comunità. Non possiamo andare qua. Sentiamo la votazione. Ma chi è l'astenuto? No? Ma chi è l'astenuto? Chi è l'astenuto? Ah, si vede il nome.
perché di là non si vede. Passiamo all'ultimo emendamento che chiede la Civita Sant'Elena. Non so cosa fare sulle cabine telefoniche. Si concede un credito gratuito alla Civita Sant'Elena compatibilmente con le disponibilità e pubblicità degli eventi. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, assenti 0, approvato. Chiudiamo la votazione della delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, assenti 0, approvato. Non votazione di disponibilità. Chiudiamo la votazione. Passiamo al primo centro operativo delle cabine telefoniche ospedali in zona 9, a parola presidente della commissione Andrea Motta. Grazie. La commissione ambiente, riunitasi tra le 11 e 17 gennaio, giugno, ha preso in esame la richiesta di parere relativa alle cabine telefoniche della zona 9. In seguito l'elenco è costruito mediante il sito internet della Telecom e di fatto ha permesso la mappatura con la distribuzione di tutti e soli gli apparecchi telefonici centrali della nostra zona. E io ovviamente di elencarli. La commissione maggioranza ha evidenziato quanto segue. Nessuna delle località individuate in elenco dovrà essere totalmente privata del servizio. Si richiede semplicemente uno scorrimento del numero di apparecchi installati. Dove ne esistono 4 o più, ne rimangano 2 e diversamente ci si limiti ad 1. Nel limite del possibile si richiede la sostituzione di tutti i punti con strutture mono o bi apparecchio in modo da risultare meno ingombranti della classica cabina che maggiormente si presta ad essere oggetto di atti vandalici aumentando il senso di degrado. Si suggerisce l'uso del palo con nicchia come quelli presenti in acciaio 10. Infine la commissione, rilevata la possibilità di effettuare telefonate in strada, offre comunque un importante servizio di utilità ai cittadini, ancor quando questi siano una minoranza, ritiene che in tempi brevi l'offerta al cittadino potrebbe essere potenziata con una gamma più ampia di servizi, anche differenziati sul territorio. A titolo esemplificativo si rimanda alla sperimentazione avviata a Torino lo scorso anno, con l'installazione delle cosiddette cabine intelligenti, che mediante un semplice collegamento al web, ma anche ad una rete civica piuttosto che un circuito televisivo locale, si configurano di fatto come totem informativi per cittadini e turisti. Nulla vieta infine che alcune di queste possano diventare semplici colonnine SOS o ripetitori wifi per la città. Grazie Presidente Motta, consigliere Giornali. No, io non riesco a capire cosa si è detto in questa commissione. Sì, purtroppo mi è preso da cose leggermente più impegnative. La volta scorsa. Grazie. Le ricordo al Presidente che settimana scorsa sono volato con cavoli ben più lontani e ben... Non mi sento, fermo e intervengo come sono intervenuto con lei. Procede, grazie. Comunque, stavo dicendo, e comunque sia per questa commissione, come la volta scorsa, ribadisco, sono stati spesi dei soldi, a mio parere
inutilmente, può essere che sbaglio io, il Presidente può avere ragione, addirittura se non sbaglio, quando era stata incontrata la richiesta del consigliere, era stato richiesto l'intervento per contare il numero delle cabine sparse nella zona. Io davvero non so come... La volta scorsa l'ha fatto lei, Presidente della Commissione, ha fatto questo intervento. Ritengo davvero ridicola questa modalità del genere, mi è stata una volta. Sì, prendo atto, mi dispiace, ma non ricordo di aver mai detto che dovevamo andare a contare le cabine, anche perché cioè, si dovrebbe aver fatto. Mi congratulo con l'unico consigliere che ha risposto alla mia richiesta di vedere lo stato in cui si trovavano le cabine, avendomi fornito già una lettera, quindi nessuno doveva andare a consigliere nessun numero. Terzo punto del 17° capoverso,
eliminare la dicitura si propone l'installazione di archetti. Questo perché? Perché quando avevamo detto i cani li facciamo mandare in via Pietro Bembo, però gli serve un'area comunque alla mattina per scaricare e caricare. Alla mattina alle 6, al pomeriggio alle 3 quando vanno via, se stanno lì 5 minuti non creano grossi problemi. Di conto, visto che lei ha richiesto nella relazione la presenza importante della non-area, se dovessero lasciarlo lì durante il giorno sarà compito della non-area con le relazioni. Spostare, è solo un'area dove queste persone possano riuscire ancora a caricare e scaricare. Grazie. Tutto qua, grazie. Sì, grazie Presidente. Sempre a proposito dell'emendamento fatto dal consigliere Abbiati sull'area dove esercita la volante del pesce, mi chiedo se, perché quando abbiamo fatto le segnalazioni per via Val di Ledro sono intervenuti subito, non so chi è intervenuto, perché magari sul discorso dei tombini e dei marciapiedi, della sistemazione dei marciapiedi mi sembrano siano intervenuti subito. Qui io, se non ricordo male, avevo mandato una mail al presidente del consiglio di zona, però non mi chiedo se dobbiamo anche inviare la delibera al settore lavori urbani, lavori pubblici per farli intervenire, perché questo ormai l'abbiamo chiesto da tempo, ma mi sembra non siano intervenuti così celermente come hanno fatto in Val di Ledro. Grazie. Sono stati interventi, presidente Quattro Ciocchi. Gruppo Cortese. Grazie, scusatemi volevo dire, ho visto l'ultimo pezzo dove si parla del passo calabile della scuola di Viseo all'incrocio tra via Gaeta e via Selle, occupato da ambulanti. Non è corretto, se non sbaglio, Quattro Ciocchi. Quello spazio non è occupato da ambulanti. Quello spazio è stato dato al comune da uno che ha titolo di stare là. E questo lo ha avvallato l'ispettore che era con noi a fare il sopralluogo. Per cui a me sembra che anche chi dà queste licenze e chi dà chi assegna i posti ai commercianti, che forse in alcuni casi non sa proprio di che cosa sta facendo. Sarebbe opportuno forse fare una richiesta seria al comune e al settore commercio, perché insomma si cerchi di regolarizzare un pochettino, non perché io ho notato che nei diversi mercati ci sono regole differenti, cioè ci sono spazi che in un mercato non devono superare i 3,50 m e in un altro mercato i 3 metri o addirittura i 4 metri. Cioè non abbiamo una regola precisa, anche per chi vuole andare a fare il sopralluogo come noi. Un regolamento serio su una cosa di questo genere che va bene per tutti i mercati non mi sembra che ci sia, perché ci ha fornito l'altra volta il Presidente un documento che poi alla fine con l'ispettore non rispecchiava la realtà. Quindi sarebbe opportuno, secondo me, chiedere al comune di essere un pochettino più chiari e più trasparenti, e che non si diano, non è possibile dare un passo carraio di una scuola quando potrebbe succedere qualsiasi cosa, non a un ambulante, ma a uno che oggi là ci sta perché la carta lo dice. E mi piacerebbe anche poter dire qualche cosa rispetto agli ispettori. Io adesso non voglio colpevolizzare nessuno, però io ho notato una differenza enorme tra l'ispettore di Val di Ledro,
che su ogni minima richiesta interveniva e comunque diciamo che la via Valdinedro alla fine dei conti sì, a parte alcune cose, ma il mercato è molto più composto. In Gaeta ognuno fa quello che vuole, ambulanti a Iosa, l'ispettore ma sì, fa niente, e poi succedono le risse tra ambulanti. Grazie. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Due cose, ma per quello che riguarda la forma della delibera. Allora, nell'ultimo paragrafo, 7 e 8, ci sono due si chiede. Uno non è specificato il soggetto a cui si chiede, cioè si chiede di valutare la possibilità di spostare il polivendolo, ma a chi è che lo si chiede? Come? Si chiede poi anche qui si chiede una maggiore presenza della non aria, cioè magari è giusto per la forma della delibera specificare a chi, cioè quindi al comandante della polizia locale. Poi una precisazione di carattere ortografico, il comunque si scrive comunque, non CM. Penso di, cioè, nel caso in cui non venisse modificata la Presidente Quattrociocchi. Dunque, diciamo che questa relazione di fatto va sia della società del commercio, quindi alla dirigente Mina, e poi di fatto andrà anche alla polizia locale e alla Donaria. Quindi sono queste nostre interfaccia che avranno questo punto di segnalazioni, e noi ovviamente parte Val di Ledro, che è stato un intervento diciamo immediato da parte della polizia locale e della Donaria, rispetto alle altre due mercati di segnalazioni fatte, l'idea, quella che è messa anche in commissione, era quella appunto di fare sintesi per cercare appunto di dare forza a questo tipo di relazione e fare in modo che alcune criticità vengano affrontate più presto. Quindi di fatto Direzione Centrale del Commercio, non abbia la polizia locale, questa delibera andrà a loro, quindi sicuramente avranno. Quindi di fatto non sono problemi sul diciamo chi andranno, sicuramente andranno verso polizia locale, non aria e direzione centrale del commercio. Per quanto riguarda gli emendamenti, io i due emendamenti chiesti da Biatti sono d'accordo, non capito il terzo, quello degli archetti, se me lo puoi ripetere, che non ci sono gli archetti di passione. Esatto, non ci sono. Non mettere gli archetti, esatto. E quindi io sopra l'uovo c'era stato un po' nel mentre 10 consiglieri erano presenti, c'è stato un po' di discussione su questo. Anche l'ispettore Ostuni che era presente ha condiviso il fatto che in posizione degli archetti poteva e può evitare il problema del camioncino davanti alla scuola, che è uno dei problemi tra virgolette principali. Quindi da questo punto di vista io credo che accetto i due emendamenti considerati. Consigliere Bianchi. Grazie Presidente. No, adesso me lo dico bene. Allora, se noi spostiamo con il secondo emendamento, diamo la possibilità di spostare i camion che sono presenti, gli automezzi che sono presenti su quell'area, e farli parcheggiare in via Bembo, a quel punto nessuno avrà più l'interesse a parcheggiare il proprio furgone per avere, perché ha uno spazio e il suo banco riesce a starci senza invadere la carreggiata della strada.
A questo punto però, non avendo più nessuno lì in camion, nel momento in cui arrivano o vanno via, tutti si ritroverebbero con i loro automezzi in mezzo a occupare spazio della via Sand, fondamentalmente. Se invece gli diamo la possibilità a turno, nel momento in cui arrivano alle 6, che tanti bambini non entrano, o alle 3 quando vanno via, che tanti bambini non escono, di potersi mettere lì temporaneamente in maniera da non ostruire il passaggio di altri che vogliono passare, magari i mezzi dell'ANSA che sono già, sono già lì, secondo me quello lì è un ottimo luogo come sosta temporanea per 5-10 minuti per cominciare a caricare un po' di prodotti sui camion. Cioè, se gli spostiamo i camion da dietro e poi non gli hanno anche la possibilità di essere lì a, a ricaricare, creiamo un bel problema. Ok, grazie. Consigliere Serrano. Presidente, un'altra nota di carattere tecnico, criticità derivate dal sopralluogo mercato di Alto, cioè le criticità derivano dal sopralluogo. C'è l'italiano, cioè quello di votare questa. Premetto che ho grande stima del lavoro che fa il presidente Quattrociotti, però penso che siano, cioè formalmente sono dettagli rilevanti, cioè criticità è però ripeto, se queste correzioni non vengono fatte in delibera, io non la consigliere Pedro. No, a conferma quanto si è stato dal consigliere Abbiati. Abbiamo potuto vedere proprio durante il sopralluogo al mercato come un furgone arrivato in ritardo parcheggiava in mezzo alla strada, non lasciando spazio per pedoni e quant'altro, in un orario già piuttosto avanzato. Perciò se noi, con poi una presenza della polizia locale che garantirà il regolare parcheggio in altra sosta, non lì, però magari temporanea, solo la sosta temporanea per lo carico e lo scarico delle merci, potrebbe evitare numerosi disagi che pericoli, perché noi stessi col movimento del furgone a quell'orario abbiamo visto i pericoli che creava addirittura la giornata di pioggia dove c'erano poche persone. Presidente Quattrociotti. No, va bene, accetto tutti gli emendamenti da parte. Condivido. Anche perché lo spirito, la finisco, è un po' della commissione, era quella, l'abbiamo fatto sintesi anche l'altro giorno, fare in modo che dentro questa delibera poi ci possono essere alcuni emendamenti, alcune segnalazioni, dentro ovviamente per sopralluoghi che hanno visto tantissime criticità e tantissimi consiglieri partecipare da voi, quindi sbagliato partito, è indipendente, è democratico. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 che chiede praticamente di sistemare l'area di fronte al banco dei generitici. Luci, ma non lui. Chiudiamo la votazione. Per partito preso. L'emendamento numero 2 che chiede di valutare la possibilità di permettere la sosta durante gli orari di mercato nella via Bembo degli automezzi di proprietà degli ambulanti di un banco situato in Sand. Poi ti arriva la serata via. Verde padano. Dai, tucci. Chiudiamo la votazione. Presenti. 30 favorevoli, 30 contrari, 0 contro 0 approvato. Mettiamo in votazione l'ultimo emendamento, che è quello che propone di togliere, quindi di eliminare la dicitura si propone l'installazione di archetti. Anche perché non si mettono gli fuori dei giochi. Loro che hanno tolto. Siamo in fase di votazione del terzo emendamento. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favore 24, contro 0, 75 approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera.
chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 8, parere relativo al bando pubblico per il rilascio di nuove concessioni per il commercio extramercato in area pubblica. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Paolo Ciocchi. Sì, qui anche su questo parere abbiamo lavorato in due commissioni, ci sono tutta una serie di proposte fatte e formulate dalla Direzione Centrale Commercio, abbiamo dato alcuni pareri negativi e altri positivi, direi che il caro parere negativo, non sto a fuori centro MM3 parere negativo. Bergamo, MM3, parere positivo. E Melchiorre Gioia, parere negativo. Io ho raccolto un po' tutta una serie di segnalazioni fatte anche da consiglieri, eccetera. In Piazzale Istria, dato est, parere negativo. I Pignani, MM Lilla, parere positivo. In Viale Speria, Fulvio Testi, MM Lilla, parere positivo. In Viale Acqua, in Parco di Villa Lita, parere positivo. Per quanto ancora appunto chioschi di somministrazione alimentare, quindi niente, ho fatto sintesi, queste sono messe a bando e su questo in più tra l'altro abbiamo inserito anche il Parco Bassi su richiesta di alcuni consiglieri all'interno del Parco Bassi, cioè il Savarino e il Parco Bassi, inserire il chiosco anche all'interno di quest'area. Integrazione, qua è la nostra facoltà di poter integrare questo mezzo tipo di segnalazione, l'abbiamo integrata su segnalazione con i consiglieri. Presidente Tucci. Capogruppo Velone. Grazie Presidente, ma io ho solamente un dubbio. Per quanto riguarda il chiosco proposto all'interno di Villa Lita, perché nella discussione che avevamo fatto su Villa Lita, sugli spazi abbandonati, eccetera, c'è questa ipotesi che gli spazi che non quelli che sono attualmente da dare in gestione all'associazione, negli altri spazi abbandonati ci sia la possibilità di realizzare una caffetteria, uno spazio per il ristoro. E io vedrei molto meglio questa situazione, cioè di creare un bar, un luogo che dà i panini all'interno della struttura esistente, perché è un posto più controllato, più pulito, ci sono meno problemi con animali infestanti, diciamo, e quindi spingerei perché venga realizzato lì dentro, cioè venga dato che non ci sia un recupero per gli spazi o parte di uno spazio che abbandonato e venga realizzata lì quella struttura che è necessaria per il piattatore, sia delle varie associazioni che andranno a insediarsi nella via Otterra di Lita. Consigliere Lorenzo. Sì, una delucidazione, Presidente. Nel Afori Centro, come esempio, MM3 parere negativo in quanto nelle vicinanze si trovano numerosi esercenti con identiche offerte nel chiosca. Ma questa è sulla base di una legge vigente oppure sulla base di un parere o soggettivo? Cioè nel senso, c'è una legge che dice che non si può fare questo? No, cioè nel senso, è un parere dato che, di buon senso, un parere di buon senso dato dal commissario. Consigliere capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie. Ma allora noi su questa delibera va bene, esprimiamo un parere positivo e riteniamo che effettivamente il parere negativo andrebbe messo anche su altre situazioni, come ad esempio effettivamente quello di Villa Litta, perché metterlo lì dentro probabilmente non è proprio il massimo. Ma indipendentemente da questo, gli altri pareri negativi sono necessari perché effettivamente la presenza sul nostro territorio di strutture del genere è già molto costante, soprattutto sarebbe una concorrenza anche sleale, perché sappiamo che i prezzi sarebbero diversi in quanto queste strutture avrebbero dei costi di esercizio sicuramente inferiori rispetto a tutti gli adempimenti che devono pagare gli esercizi normali di somministrazione.
però io volevo fare una riflessione in merito al comune, soprattutto alla gestione del commercio da parte dell'assessorato al commercio, che è veramente schizofrenica. Noi ci troviamo in una situazione dove adesso con il bilancio penalizzeremo ancora di più gli albergatori, perché sarà aumentata al massimo la tassa di soggiorno in una città come Milano, che già è difficoltosa. Abbiamo avuto una difficoltà per quanto riguarda le gelaterie, sapete come hanno gestito male il servizio. Abbiamo il problema anche del comune che ha, nei confronti degli ambulanti, gestito non soltanto per quanto riguarda i macchinari notturni, ma anche per quanto riguarda tutta la gestione del nuovo regolamento degli esercizi pubblici sul suolo pubblico, è completamente penalizzante per le strutture. Adesso invece fate dei bandi per cercare di aprirne altri, probabilmente per cercare nuove persone da tassare. E questo sicuramente è un aspetto molto molto negativo di questa giunta di Sardegna e dell'assessore Dalla Fosi. Grazie Presidente, no, velocissimamente solo per dire che condividiamo in pieno quello che ha detto la capogruppo Melone riguardo invece Villa Litta, perché effettivamente ci sono gli spazi per poter realizzare un bar con tutti i crismi all'interno della struttura, come per esempio è stato fatto anche all'interno del Palazzo Reale in Piazza del Duomo, e dove si è realizzato tra l'altro un bellissimo locale. E se un domani si potesse pensare in prospettiva di farla diventare Villa Litta anche una sede per matrimoni, come da tempo si parlava, avere un luogo dove poter fare un piccolo rinfresco è sicuramente meglio che non avere il giardino deturpato da un chiosco che subisce l'usura del tempo in modo veloce, quindi diventa presto una struttura poco bella a vedersi. Grazie. Sì, io ringrazio il Presidente Quattrosocchi perché ha recepito la necessità di porre anche una struttura nel parco Nicolò Savarino. In quanto vedo molto più di altri, probabilmente questa realtà, nel parco esiste un'unica struttura di ristoro che è un fornocino che viene a vendere gelati in classe volta, che però viene saltuariamente, quando sono iniziative o altre cose più importanti, va dalle altre parti, tipo o altre cose, per cui il parco rimane sguarnito anche di questa piccola presenza. Quindi mi fa molto piacere, lo ringrazio. Consigliere Peso. Ci vedo sulla perplessità invece più che sul chiosco all'interno di Villa Litta, all'interno del parco, più un'area più controllata, chiusa, con orari notturni più limitati. Le preoccupazioni nostre si spostano su altri due a cui è stato dato parere positivo, che già comunque in commissione avevamo in qualche maniera fatto capire la nostra non totale adesione, ovvero quello ad Ergano, in un'area comunque Ergano, un'area densamente popolata, seppur spostato verso, diciamo, l'autosalone, un'area piccola, con poi facendo anche delle altre indicazioni che difficilmente poi magari potranno anche trovare concretizzazione, che era quella di farlo anche in un punto di controllo per i giochi delle bocce o quant'altro sull'area, perché chi gestiva poi quello spazio doveva preservare dal degrado, controllare, gestire lui, anche questo con qualche ambiguità, gli spazi dell'area voce dei giochi vicino, se non sbaglio. E qualche perplessità anche il chiosco su Viale Fulvio Testa e Viale Spedia, una zona che nell'orario notturno presenta già elementi di forte degrado, con frequentazioni che abbiamo avuto modo di discutere in altre commissioni, che portano gravi problemi ai giardini, frequentati da bambini.
andare a portare attività che comunque portano in quella zona ad avere una clientela, soprattutto in questi orari notturni, molto particolare, non rende idonea quell'area, seppur al momento non è prevista la edificazione, poi ci saranno tutte le nuove edificazioni dell'area degli ex monopoli, e quindi anche quell'area, poi per posizionamento, la possibilità di fermaggio, di parcheggio, di sosta, su un'area di transito di veicoli a velocità tutto sostenuto, non riteniamo sia un'area adeguata. Grazie. Sì, ma volevo presentare l'emendamento perché ho visto che qualcuno ha integrato dicendo che anche loro non consideravano positivamente lo spazio in Villa Vita, allora presento l'emendamento di sostituire il parere positivo con il parere negativo nel punto di riferimento. Consigliere Abbiati? Stasera. Un altro emendamento, no, peraltro che avevo dimenticato sicuramente il presidente. Sicuramente è una dimenticanza perché è della foga con cui ci siamo mossi l'altra sera. Prima parte per il M3, dopo campo di voce avevamo detto di mettere senza scopo di lavoro, per evitare che poi la gestione del campo da parte del chiosco fosse, poi magari un tipo di dice lo faccio pagare, era quello, se guarda che avevamo detto, lo aggiungiamo, lo preparo, scrivo. Per campo niente, certo. Secondo me bisogna trovare le vite. No, non trovo nessuno assolutamente. Capogruppo Fede Bellone? No, no. No. Consigliere Rossi. Sì, grazie mille. Sono l'emendamento presentato dal capogruppo Fede Bellone. Mi duole molto andare contro a quanto detto dal capogruppo Megoni e ancora di più dalla mia compagna di partito Antonello Lo Conso, ma invece io ritengo che il chiosco di La Vita sia quantomeno auspicabile per due ordini di motivi. Il primo è che comunque si tratta di un chiosco che auspicabilmente sarà aperto in un tempo relativamente breve, al contrario diciamo dell'assegnazione degli spazi successivi, di cui ancora non abbiamo diciamo una realistica previsione di quando saranno assegnati. In secondo luogo, perché ritengo che invece gli spazi di Villa Vita siano, su questo ci tengo molto, più idonei ad ospitare altri tipi di attività, come per esempio quelle delle associazioni, come stiamo apprestandoci a fare sulla prima ala, diciamo. E in terzo luogo, perché ancora non possiamo avere la certezza di quale tipo di attività troverà a casa, diciamo, negli spazi, ad esempio, ex CERT, e ci potrebbe anche essere la possibilità che invece di un bar, diciamo, aperto a tutti, accessibile a tutti, soprattutto magari alle utenze che utilizzano di più quell'area, quindi gli studenti, diciamo chi studia all'interno della biblioteca e le famiglie, possa anche esserci una possibilità altrettanto onorevole che è un ristorante, che però avrebbe diciamo un altro tipo di popolazione, e quindi rimango dell'idea che invece il chiosco sia auspicabile e da quello che so sarà anche molto gradito dalla stessa direzione della biblioteca, che da tempo vorrebbe diciamo evitare la presenza delle macchine che fanno lì all'ingresso della biblioteca, proprio perché si rompono ogni due giorni per la grande confusione che si crea lì davanti, e comunque per una gestione comunque problematica. Quindi io ribadisco il mio parere positivo al chiosco anche della vita, e quindi voterò contrario all'emendamento di Fede Bellone. Grazie. Sì, per dichiarazione di voto, in considerazione di quello che ha detto Rossi, visto che all'interno del nostro gruppo su questo argomento c'è difformità di giudizio, quindi il gruppo è libero di votare come meglio ritiene ogni componente del gruppo. Grazie. Grazie Presidente. Ma io non volevo intervenire sul discorso del chiosco di Villa Vita, visto che è oggetto di discussione. Metto anche i 2 centesimi. Io ho visto che c'è un ambulante che nel periodo estivo vende gelati, diciamo nel parco.
e da tempo lui fa questo servizio, ma limita il periodo proprio alla la presenza dei bambini e diciamo i mesi estivi, perché in effetti il problema grosso è innanzitutto l'illuminazione durante il periodo invernale, cioè, non dimentichiamoci che appunto Villa Vita non presenta nessun tipo di illuminazione, quindi dalle 5 alle 6 di sera praticamente il chiosco non avrebbe più nessun tipo di passaggio e verrebbe messo in un'ala in area abbastanza isolata, perché è nell'angolo praticamente dietro le siepi verso via verso la ferrovia, quindi anche questo non so che tipo di utenza potrebbe richiamare. È vero che c'è ognuno deve fare le sue valutazioni sul rischio di impresa, ma qui il rischio di impresa è installare a spese proprie un chiosco, tutti gli allacciamenti, quindi per comunque fare concorrenza a un servizio che c'è già, che è limitato ma c'è già ed è durante il periodo estivo. Io invece vedo benissimo la proposta che è stata fatta, che è un desiderata, ma a me piacerebbe che fosse attuata, proprio di utilizzare parte degli spazi che oggi sono liberi per fare una libreria, caffè, gelateria, tipo quella che è stata creata in via Crespi, che secondo me invece richiamerebbe molta attenzione e molta partecipazione e utenza, diciamo. Quindi io sarei a favore proprio di togliere dall'elenco l'installazione del chiosco all'interno di Villa Vita. Grazie. Io non sono commissario della commissione commercio, però volevo solo intanto presentare un emendamento, chiediamo la variazione del parere da positivo a negativo per il chiosco consiglio di istruzione alimentare su via Spede, va a tirare su Bio Testi da Tonisi. Sì, lo motivo per cui situazione in cui questi chioschi, che non sappiamo ancora come saranno, quando saranno posizionati, sappiamo solo il pregresso, nel senso che queste zone sono molto tra virgolette battute da donne di strada, battute e quindi crediamo che possa diventare un ambiente dove le persone si incontrano e dove poi durante la notte hanno succedono situazioni poco piacevoli. Comunque noi per evitare il tutto cerchiamo di presentare questo emendamento, perché non ci convince questo chiosco. Grazie Pellone, si è ancora iscritto a parlare? Per che cosa? E dichiarazione di voto e comunicare che ritiro anche l'emendamento, perché sulla questione di Villa Vita vedo che ci sono sono parecchie scontate, ma c'è anche il problema che c'è una necessità, di individuare effettivamente un luogo per la somministrazione del parco di Villa Vita, perché è necessario, però il problema è che effettivamente non c'è, non vorremmo che scrivere il parere negativo vorrebbe dire che poi non vogliamo il bar in quella struttura, invece noi chiediamo che sia necessario che ci sia. Purtroppo secondo me bisogna fare sì che ce ne sia uno e ne è posizionato in maniera intelligente, perché il conto è averne due insieme e poi chiudendosi potrebbe scrivere un attimo fallire più di due, perché purtroppo con la crisi che c'è due vicini no, allora è meglio pensare bene se mettere uno interno e basta oppure uno esterno e basta, e quindi così non vorremmo creare una il fraintendimento che noi vogliamo il parco di Villa Vita senza un punto di vista. Presidente, allora ci sono altri interventi, altre eventuali presentazioni di emendamenti o ritiri? Consigliere Lisdei? Visto che Pellone ritira il suo emendamento lo presento io, perché
perché secondo me si sta parlando di due cose diverse. Qui si sta chiedendo un parere su un chiosco e non su un bar, si sta chiedendo un parere su un chiosco, quindi è una cosa ben precisa, quindi sono due cose completamente diverse. Quindi presento l'emendamento, grazie. Presidente Quattro Ciocchi, poi mettiamo in votazione gli emendamenti. L'emendamento su cosa? La rimozione della... Allora, io confermo tutti i pareri, tra l'altro emersi in commissione a stragrande maggioranza. Abbiamo fatto una grossa scrematura su alcuni siti. Accetto la parte che diceva Fiatti quando dice onlus eccetera, ci mancherebbe, però su tutta una serie di altre postazioni confermo poi di fatto i lavori fatti per due sedute di commissione che esprimevano questo tipo di parere. Perfetto, allora al momento ci sono in arrivo, presumo, l'emendamento di Agnus Dei. Ma lo spegni al computer e poi devi inviare lo stampato. C'è l'emendamento di Abbiati che chiede appunto che si inserisca la parola senza scopo di lucro relativamente a chi gestisce il campo di bocce. Poi c'è l'emendamento di Pellegrini che chiede di modificare il parere della positiva negativa per il chiosco in Viale Speria. E poi l'emendamento di Agnus Dei che chiede di non inserire il chiosco in Villa Ritta. Allora mettiamo in votazione l'emendamento Abbiati. Che chiede di inserire senza scopo di lucro alla realtà che gestirà anche il campo bocce. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'emendamento per i fini. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 9, contrariamente astenuti 2, respinto. Mettiamo in votazione l'emendamento a Agnus Dei che chiede di trasformare il parere positivo con parere negativo relativamente al paragrafo che riguarda via De Affari, parte di Villa Litta. Oh, ma avete fatto tutto. Chiudiamo la votazione. Compagno Tucci, abbiamo detto di sì. Siamo in fase di votazione dell'emendamento Agnus Dei. Presenti 28, favorevoli 4, contrari 23, astenuti 1, respinto. Mettiamo in votazione l'intera libera. Siamo in fase di votazione dell'intera delibera con l'emendamento, l'unico emendamento accettato. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 9. Parere relativo all'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Sarebbe 19, la parola al Presidente della Comunità.
Grazie, ma intanto devo dire che è stato un lavoro interessante quello che la Commissione ha svolto. Volevo ringraziare innanzitutto i cittadini che dopo le prime perplessità hanno accolto favorevolmente questo progetto, lo hanno condiviso e saranno anche parte attiva nel far sì che il territorio possa trovare massima condivisione anche nello svolgimento delle attività e quindi anche nella collaborazione con i gestori del nuovo impianto che andrà a sorgere. E ringrazio anche i consiglieri per le proposte, per gli interventi che sono stati fatti, anche perché in tre commissioni abbiamo avuto anche la presenza dei rappresentanti dello Sport Promotion e quindi l'altro presidente dello Sport Promotion è di Sportland, insieme insieme al dirigente del settore sport che era il dottor Roberto Castellini, che quindi è stato possibile anche avere risposte e delucidazioni in merito ad alcune questioni che erano sorte negli interventi dei vari commissari. Per cui ringrazio tutti per il contributo, anche perché questo è il primo degli impianti che in questa zona si andrà a modificare e a sviluppare in un'ottica diversa di quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi nei giorni 7, 12 e 21 giugno 2013, ha esaminato la richiesta di parere relativa all'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Salerno 19, pervenuta dal settore sport e benessere. A seguito dell'indizione di due selezioni pubbliche, la prima è andata deserta, mentre per la seconda sono pervenute due offerte, la commissione di gara, in merito alle due offerte, ha ritenuto opportuno non procedere all'aggiudicamento in quanto le offerte non rispondevano a quanto richiesto nel bando di gara. A seguito di quanto sopra, l'amministrazione ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento in concessione d'uso mediante trattativa privata diretta. L'associazione Sport Promotion ASD si è dichiarata disponibile ad un'eventuale assegnazione dell'area e in data 10 maggio 2013 ha presentato un progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo in oggetto. Nella commissione del 7 giugno ultimo scorso, tenutasi nei locali del centro anziani di via Val di Gondo, con la partecipazione dei rappresentanti del comitato di quartiere Comasina di cittadini, del dottor Castellini Roberto del settore sport e benessere del comune di Milano e il rappresentante dell'associazione Sport Promotion, signor Andrea Badini, che ha illustrato il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo. Il progetto presentato è stato ampiamente discusso e valutato da tutti i partecipanti alla commissione. Nella commissione di venerdì 21 giugno 2013, che ha visto la partecipazione del dottor Marco Contardi dell'associazione Sport Promotion, sono state presentate le proposte avanzate dalla presidenza della commissione relative all'inserimento di altre attività sportive in aggiunta a quelle già individuate. Si è anche valutata la proposta aggiuntiva della presidenza della commissione in merito alla concessione di gratuità a scuole ed alcune tipologie di associazioni a rendere disponibili gli impianti per alcune giornate all'amministrazione comunale e al consiglio di zona 9 ed infine ad una collaborazione tra l'associazione e la commissione sport e consiglio di zona 9. La collaborazione tra l'associazione e la commissione verrà definita in seguito in occasione di futuri incontri che si terranno per organizzare eventi sportivi da proporre a tutta la cittadinanza. A conclusione della commissione del 21 giugno ultimo scorso è stato espresso a maggioranza parere favorevole alle proposte di modifica che la commissione ha avanzato all'associazione Sport Promotion, che si possono ricondurre ad una maggiore attenzione alle fasce deboli che sono state identificate nelle scuole della zona e nelle persone con disabilità. Le proposte si possono così riassumere. Tutte le scuole della zona 9 potranno usufruire tutti i giorni e gratuitamente dell'impianto sportivo negli sport che vorranno praticare a partire dalle ore 9.30
e non dalle ore 10.30 come previsto dalla proposta dell'associazione, fino alle ore 12.30. Le associazioni sportive per persone con disabilità, come i centri di uno per disabili della zona 9, potranno usufruire anche loro dell'impianto sportivo gratuitamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 come le scuole. Per le restanti ore della giornata le associazioni dovranno corrispondere al gestore un costo a tariffe agevolate per le discipline che verranno praticate. Prolungamento dell'orario di apertura nelle giornate di sabato e domenica fino alle ore 19 per alcune attività, mentre per le altre attività fino alle ore 20 per la libera utenza. L'associazione aveva previsto due giornate a disposizione dell'amministrazione comunale. La nostra proposta è di 10 giornate totali all'anno a disposizione dell'amministrazione comunale e del consiglio di zona 9. Il totale non c'è nella delibera perché è stato refuso nella trascrizione. Le scuole come le associazioni che usufruiranno delle strutture al chiuso a titolo gratuito dovranno coprire le spese di luce e riscaldamento con la tariffa forfettaria. La possibilità di inserire discipline sportive quali rugby attraverso un'associazione che ha già dato la sua disponibilità, scherma, lotta e arti marziali, compresa la lotta sulla sabbia, La proposta avanzata per l'inserimento della scherma e della lotta sarà possibile solo dopo una valutazione da parte dell'Associazione Sport Promotion della fattibilità e dei costi per la realizzazione di una struttura in più rispetto a quelle previste. È evidente che l'utilizzo dell'impianto sportivo è legato alla disponibilità delle aree sportive. Non si preoccupi. Si chiede quindi a questo consiglio di approvare la delibera così come formulata. Grazie. Sì, grazie. Grazie Presidente. Ma avevamo inizialmente accolto con un certo scetticismo le prime notizie su quello che stava accadendo sul campo di Via Salemi, ovvero la procedura con la quale dopo la mancata assegnazione tramite bando prevedeva con una trattativa diretta l'assegnazione di quegli spazi all'associazione che ha presentato in ritardo di soli 5 minuti a domanda ci faceva pensar male. Devo dire che invece gli incontri che abbiamo avuto nelle diverse commissioni con l'associazione hanno in gran parte fugato queste preoccupazioni. Preoccupazioni che rimanevano soltanto nella reale possibilità di fruizione e di utilizzo di questi spazi che verranno ottimamente riqualificati con un bel progetto da parte dei cittadini, soprattutto dei bambini, ma anche degli anziani, delle scuole residenti nel quartiere Comasina. L'investimento considerevole che verrà fatto per la riqualificazione di queste aree comportava quindi la necessità di avere anche un ritorno economico tale da garantire la sostenibilità, e la preoccupazione era che questa sostenibilità andasse a danno della fruibilità da parte del quartiere. Grazie anche alle richieste che andiamo a fare, presentate questa sera in deriva da Presidente Tucci, anche queste preoccupazioni speriamo si vadano a fugare. Quello che era un'occasione in passato, quando era un'associazione sportiva calcio, di avere una prospettiva diversa per molti ragazzi del quartiere che ahimè in attività molto meno piacevoli e meno lecite possono con questi nuovi campi sportivi avere una visione del futuro differente. L'unica ancora piccola perplessità mi era venuta dall'intervento che aveva fatto un cittadino associazione di rugby che citava dei casi specifici, ovvero che nell'utilizzo delle strutture venivano date delle strutture sportive specifiche venivano date gratuitamente, però facendo poi pagare tutti i servizi correlati dagli spogliatoi che sono necessari per l'utilizzo dell'attività anche in maniera piuttosto salata, rendono poi non realmente fruibile a questa associazione. Ho visto che più o meno è specificato che tutto l'impianto sportivo verrà utilizzato gratuitamente dalle scuole
e dalle associazioni, anche dal centro di uno più disabile, ad esempio, che abbiamo in via Novate, con un semplice rimborso proprietario di spese di luce e riscaldamento. Chiedevo quindi appunto al Presidente se lui non ritenesse sufficiente queste garanzie, dovessero inserire anche una specifica garanzia che non venissero attribuiti dei costi ulteriori nascosti nell'utilizzo di questi altri spazi che sono comunque indispensabili per poter usufruire dell'attività sportiva. Grazie. Presidente Verona. Sì, grazie. Ma io ringrazio il Presidente per una delibera così complessa e composita, di buona levatura. L'unica cosa che purtroppo non avevo potuto partecipare alle commissioni per motivi personali, e volevo chiedere proprio nell'ultima frase che è scritta anche in grassetto, che dice: è evidente che l'utilizzo di un impianto sportivo è legato alla disponibilità delle aree sportive, mi sembra incomprensibile. Allora chiedo se me la può spiegare meglio così da capirla bene, oppure se è da modificare o correggere. Grazie. Consigliere Esposito. Grazie. Io ho partecipato ai lavori di questa commissione anche recandomi sul luogo e devo dire che si è lavorato molto bene e condivido la proposta di delibera che ha fatto il Presidente. Mi permetto soltanto di aggiungere e proporre un emendamento su una proposta che tra l'altro era stata considerata degna di attenzione durante una seduta delle commissioni e quindi credo che possa essere valutata positivamente dal Presidente. Si tratta di inserire nell'elenco, nella seconda pagina, questo punto: valutazione di applicare sulla superficie del tetto dei locali di vita e ingresso vari spogliatoi, impianti alimentati all'energia.